Io credo che per vivere meglio dovremmo tutti migliorare il nostro stile. Però è anche vero che dovremmo intenderci su che cos'è lo stile. Beh, nel nostro mondo lo stile è il modo in cui ti vesti, il modo in cui guardi le persone, le cose che dici, il modo in cui cammini, la macchina che guidi, la casa nella quale abiti e via discorrendo. Quando pensiamo di migliorare il nostro stile, pensiamo sempre a qualcosa di estetico. Pensiamo che esista un modo di parlare migliore, un modo di muoversi migliore, un modo di atteggiarsi in grado di suscitare negli altri magari più fascino, più interesse. E quindi cerchiamo di imparare, attraverso mille sistemi, quale potrebbe essere il sistema estetico di comunicazione migliore. Cerchiamo quindi di migliorare l'estetica e crediamo che lo stile sia l'estetica. In realtà lo stile non è l'estetica. Lo stile è quello che c'è dentro di noi. È il motivo per il quale ci alziamo al mattino, è il primo pensiero che abbiamo quando apriamo gli occhi. Lo stile è quello che ci anima. Lo stile è quel senso di pienezza che bisognerebbe vivere nella vita. Quel senso di capacità di essere coinvolti al 100% in quello che noi stiamo facendo, qui e ora, che ha la caratteristica straordinaria di attivare poi tutti i nostri sistemi di comunicazione, perché nel momento in cui tu sei completamente coinvolto all'interno delle cose che stai facendo e dicendo, inesorabilmente, in maniera calamitante quasi, tutto il tuo sistema di comunicazione diventa migliore, il tuo sguardo, la tua voce, le cose che dici, le parole, le cose che riesci a trasmettere, diventano tutte migliori. Perché lo stile non è estetica. Lo stile è sostanza. L'eleganza è estetica, ma soltanto qualcuno che non sa cos'è l'eleganza può pensare di poter diventare elegante migliorando l'estetica. Noi possiamo essere eleganti migliorando la nostra interiorità. Noi possiamo essere eleganti migliorando le cose che pensiamo, migliorando la capacità di dire grazie alle persone che incontriamo, la capacità di sentire il piacere di avere qualcuno di fronte a noi, ringraziare costantemente per essere quello che siamo e per la sfida meravigliosa che la vita ogni giorno ci pone. Quello significa migliorare lo stile. E allora direte voi come si fa? Perché noi abbiamo mille corsi per migliorare le tecniche di comunicazione, le tecniche di portamento, le cose che pensiamo e via discorrendo. Il modo per migliorare lo stile c'è e secondo me è quello di mettere insieme due importanti componenti. La prima, ed è quella più importante, senza la quale non c'è nessuna possibilità di passare alla seconda, è quella di essere completamente rilassati e quindi fare attività fisica, meditare, ascoltare musica, arrivare ad essere al 100% della nostra tranquillità, usare tecniche di rilassamento, sentirci bene aiutando le altre persone, arrivare ad essere veramente al meglio di quello stato di sblocco fisico di cui c'è così tanto bisogno. Quindi la prima cosa da fare è cercare di staccare il più possibile il cervello razionale quando noi parliamo con le altre persone. Ci sono tanti motivi per cui è giustissimo avere una grande intelligenza e un cervello molto razionale, perché quando prendiamo decisioni bisogna che queste decisioni siano oculate, bisogna che il nostro modo di parlare e di pensare sia basato su dati oggettivi e ponderati, e tutto questo è giustissimo. Ma c'è un momento, ed è quello in cui guardi negli occhi una persona, quello in cui potresti accarezzarle la mano, potresti stringere la mano, potresti esprimere la tua fiducia o il tuo rispetto. In quel momento lì il tuo cervello razionale deve essere completamente sciolto. Ecco perché è così importante muoversi, è così importante avere a che fare con gli altri, parlare di continuo, parlare muovendosi. Cammina, ecco, se vuoi fare una cosa veramente importante, cammina dentro una stanza muovendoti di continuo e dicendo tutte le cose che ti affiorano dall'inconscio per fare in modo che tutto quello che tu senti possa veramente sbloccarsi al massimo. Quando poi avremo raggiunto questo stadio di sblocco completo, a quel punto sì che può essere indicato imparare quali sono gli stili della voce, quali sono le modalità per riuscire a sentirsi meglio quando si parla con gli altri, per riuscire ad avere quella capacità di dire mi chiamo col mio nome e il mio cognome e sono fiero di essere la persona che sono. Sono fiero
di lavorare per l'azienda nella quale lavoro. Sono fiero della famiglia che ho, sono fiero di mia moglie, di mio marito, dei miei figli. Sono fiero dell'opportunità grande che ho in questa vita, sono fiero di quello che sono, sono assolutamente onorato di avere questa esperienza. E più dirai queste cose, più sentirai che questo è il motore attraverso il quale tu riesci a esprimere la tua vita, più tutto questo ti darà la possibilità di recuperare quello stile di buona comunicazione che è dato dallo sblocco della tua gioia, della tua energia, del tuo benessere, che più sarà forte dentro di te e più sarà forte dentro le persone che incontrerai. Quindi, per concludere, dovremmo tutti creare il nostro stile, dovremmo tutti quanti lavorare per avere uno stile migliore in grado di consentirci di vivere questa vita nella maniera più piena, perché se abbiamo avuto dei momenti meravigliosi nella vita, noi dobbiamo non solo farli ritornare, ma dobbiamo imparare ad averne sempre di migliori. Perché se abbiamo avuto una gioia straordinaria, quella gioia non è esterna a noi, è dentro di noi. Quella gioia l'abbiamo avuta, è ancora dentro di noi e la potremo avere ancora. Basta utilizzare lo stile giusto. E lo stile giusto è fatto di generosità di comportamento, è fatto di capacità di donarsi completamente alle altre persone, certi che nel momento in cui lo facciamo, la vita, indipendentemente da quello che ci può restituire, sarà meravigliosa, perché il gesto, il donare, l'essere completamente abbandonati nelle cose che facciamo e quindi felici nel qui e ora, è di per sé il miglior modo per vivere. Ma questo lo dicono le neuroscienze. Nel momento in cui io riesco ad avere una vita nella quale il mio modo di essere è completamente sciolto, sbloccato, piacevole, gioioso, tutto del mio corpo, della mia mente, del mio intero essere sta vivendo al meglio. E allora perché aspettare di essere felici quando per essere felici basta saper vivere perfettamente qui e ora? Questo è lo stile e noi dovremmo andare alla ricerca di questo stile per tutta la vita e ogni giorno meglio del giorno precedente. E questo è il compito per cui noi siamo qua. Almeno questo è quello che io credo e che negli anni che mi hanno portato a questa considerazione è andato sempre aumentando di più. E allora abituiamoci a creare per noi e per gli altri uno stile sempre più bello per vivere in questo mondo. Davvero.